Per il tema del riuso e per l'approccio dei cittadini a questi dati, uno degli argomenti è vedere se per caso in questo dominio non c'è un motivo per pensare che abbiamo ancora bisogno di giornalisti. Il fatto che i dati siano di default chiusi rende il mondo della pubblica amministrazione misterioso. Siccome abbiamo un preconcetto negativo nei confronti della pubblica amministrazione, il mistero si colora di interesse morboso delle persone nei confronti di quante schifezze vengono fatte lì dentro e quindi qualunque pezzo, articolo che rivela qualche cosa intorno a questi fenomeni assume un suo interesse nel frame interpretativo generale che abbiamo nei confronti della pubblica amministrazione. Tanto per farvi un esempio, qualche mese fa è uscito in Trentino il fatto che la pubblica amministrazione sanitaria del Trentino aveva comprato tre Ferrari. E questo evidentemente è stato pensato come uno scandalo, una cosa incredibile, uno spreco. Era una bufala. E il fatto che sia venuto fuori che era una bufala con uno spazio molto inferiore a quello che è stato dedicato alla notizia iniziale, è comunque a sua volta un tema. Se noi continuiamo ad avere una pubblica amministrazione misteriosa, complicata da conoscere, eccetera, abbiamo molte più probabilità di far venire fuori delle cose che preconcettualmente sono interessanti per il pubblico e anche quando sono bufale finiscono per mantenere un'idea falsa delle cose. Detto questo, che cosa possono fare i giornalisti con i dati? Non è che dobbiamo chiedere ai giornalisti di diventare degli scienziati dei dati, però possiamo riconoscere nei giornalisti un valore, uno solo, lasciamoglielo, la capacità di fare delle domande. Se c'è una persona che può dimostrare che il giornalismo serve perché tira fuori le domande con le quali nasce la motivazione al riutilizzo, almeno una delle motivazioni al riutilizzo di tutti questi dati, è Guido Romeo che da molto tempo sta lavorando intorno a queste cose. Prego. Grazie Luca, grazie anche dell'invito agli organizzatori. Per me è la prima volta qui in Piemonte a parlare di Open Data, ma è un po' un ritorno a casa perché io ho cominciato a interessarmi di data journalism nel 2009, quando insomma, si iniziavano a aprire i dati, i primi dataset proprio qui in Piemonte, e infatti abbiamo guardato subito al Piemonte come prima fonte di dati. Ma andiamo con ordine, vediamo perché gli open data non bastano. Ci sono molte cose che hanno detto sia Federico Morando che Luca De Biase che ritroverete nella mia presentazione, e ci sono cose in più, cercherò di dimostrarvi perché le leggi che abbiamo non bastano e perché gli open data non bastano. Spero di convincervi. Intanto, cos'è il data journalism? Il data journalism è una parola che adesso è molto di moda, la sentite. La trovate sui quotidiani, la trovate sul nostro giornale Wired, abbiamo un'intera sezione dedicata, è la nuova, the new thing, come si dice. In realtà è una cosa molto antica, questo signore è Philip Mayer, che è un po' il papà di tutti noi giornalisti nerd, ed è il signor, era un giornalista, anche lui è un giornalista, che negli anni 70 per primo cominciò ad applicare i metodi della sociologia quantitativa al giornalismo. Per collocarvelo, mentre Tom Wolfe parlava di nuovo giornalismo, fusione di fiction, di letteratura, cinema e giornalismo, c'era un signore molto nerd al tempo che andava nel mainframe dell'università, perché al tempo non c'erano i portatili, per poter fare i primi lavori di data journalism. Il suo libro, ed è un libro, come dire, fondamentale, giornalismo di precisione, che ritrovate, e la copertina è un po' come vediamo i numeri noi giornalisti mentre li maciniamo.
Questo è uno, è una schematizzazione di quello che ha iniziato a fare negli anni 70 Philip, cioè il passaggio da un giornalismo che aveva dati esterni e quindi li importava a un giornalismo che invece combina e macina diverse fonti. Magari lo avete trovato rappresentato così il data journalism, non è assolutamente o è molto raramente un flusso così lineare, assomiglia molto di più a una cosa del genere con cicli ricorsivi e in varie direzioni che portano a ricontrollare e rilavorare i tuoi dati. Spesso i dati sono molto sporchi, noi facciamo lavori di data da ormai un po' più di 2 anni, usiamo sia dati aperti che dati non aperti, spesso violiamo le licenze, non ci hanno mai fatto causa, io spero che un giorno qualcuno ci faccia causa così solleveremo qualche punto interessante, ma questo dice anche poi di quanto siano importanti le licenze e i controlli, quanto si vengano veramente fatti. C'è veramente un problema di apertura dei dati in Italia e su questo tornerò diverse volte. Il data journalism si impara? Assolutamente sì, non è un tratto genetico ereditario, non servono grandissime capacità di programmazione, di interpretazione statistica, è la statistica che si fa praticamente al liceo, al primo anno di università. Se siete dei buoni visualizzatori aiuta, poi vedrete le cose che fa Paolo Ciuccarelli e direte non sarò mai capace di fare una cosa del genere, ed è vero perché Paolo fa delle cose speciali, però non c'è sempre bisogno di arrivare a quel livello per fare informazione. Che cos'è il data journalism oggi? È il nuovo punk. Quella lì accanto non è data journalism, è una pagina di Sideburns, una fanzine degli anni 70, per chi è troppo giovane per ricordarla, e il punk, se vi ricordate lo slogan, un accordo, 2 accordi, 3 accordi, adesso fai una band. Questo è lo stato del data journalism oggi. La vera rivoluzione sono stati i dati digitali, ma soprattutto la rete e i software liberi che ci sono in rete. Potete fare tutto quello che fanno i grandi reporter, quello che facciamo noi, con Google Docs, Data Wrapper, software che si trovano liberamente online, a costo praticamente 0. Poi, se volete diventare programmatori, lì, come dire, ce n'è fin sopra al cielo. Dove lo imparate? C'è un bellissimo corso online che comincia il 19 di maggio ed è il MOOC, il corso online del European Journalism Center. L'hanno presentato qualche giorno fa e io ho potuto fare la review dei materiali per elaborare per la sintesi. Devo dire che è validissimo, ci sono i migliori giornalisti, i migliori data journalists direi del mondo. Se vi piace Londra, andate a Londra. Se vi piace di più l'Italia, restate in Italia. Full disclosure, io collaboro a questi corsi e insieme a Istat questa è stata la prima scuola di data journalism che è stata inaugurata in Italia e ad oggi è ancora una delle principali. Esperienze migliori, e qua cominciamo a entrare nel vivo di che dati si usano, che cosa si può fare. Vi parlo soprattutto di cose fatte all'estero, perché all'estero le redazioni hanno cominciato prima, ci sono più redazioni che lo fanno, ci sono più team redazionali. Ad oggi noi a Wired siamo la prima redazione, credo che ha un team di data dedicato, e avete davanti a voi circa il 75% del team, quindi questo vi dà le dimensioni, insomma. Questo che cos'è? Il Data Journalism Award è quello che io chiamo il Pulitzer del Data Journalism. Esiste da 3 anni sostanzialmente, assegna ogni anno i migliori lavori, un premio dato da una giuria internazionale assolutamente prestigiosa, perché vedi direttori di grandi media come
Wall Street Journal in giuria, per chi non ha partecipato e non intasca il premio, comunque è una fantastica fonte di ispirazione per capire che cosa è fatto. È bellissimo anche da leggere, perché c'è una scheda che tutti compilano quando sottomettono un lavoro per spiegare come hanno lavorato. Anche noi abbiamo sottomesso, non abbiamo vinto, ma siamo stati in shortlist. Le applicazioni, se qualcuno è interessato, sono fino al 4 di aprile di oggi. Questo ha vinto l'anno scorso ed è uno dei lavori più belli che sono stati fatti negli ultimi anni, più d'impatto, e giustamente è stato premiato. È un lavoro del Guardian, della redazione americana del Guardian. Non è un lavoro di un giornalista, è un lavoro di un designer e programmatore, ed è sostanzialmente un quadrante che permette di esplorare i diritti degli omosessuali, dei coppie omosessuali nei vari stati americani, quindi di localizzare lo Stato e vedere quali sono i grandi trend tra est e ovest. Ovviamente sulle coste degli Stati Uniti c'è un atteggiamento molto, c'è una regolamentazione molto più progressista rispetto ai cosiddetti flyover states, agli stati centrali. La potenza di questo strumento, oltre alla, diciamo, alla chiarezza e alla sintesi di un'enorme quantità di dati, è che si aggancia ai social network, permette di esplorare nei social network e guardare e richiamare i tuoi amici e dire: guarda che tu sei in uno stato dove i gay hanno un certo tipo di diritti oppure non ce li hanno. Se loro hanno indicato le loro preferenze sessuali, puoi anche indicargli in che condizione siano, e quindi diventa automaticamente una, diciamo, dal quadro generale diventa una cosa anche molto personale. E questa è una delle potenze più forti e più interessanti, secondo me, dei dati combinati con il layer digitale che ormai ci avvolge tutti. Un altro lavoro che è stato premiato dei francesi di Qua, che è qua, è un po' come diciamo un settimanale molto popolare. Adesso in Italia non mi viene l'analogo, ma perché chiudono diversi giornali, quindi non riesco a dirvi uno che è ancora aperto in Italia, ma diciamo è lo stesso pubblico di TV Sorrisi e Canzoni. Questa è una spiegazione del mercato dell'arte per i non addetti ai lavori. Ha funzionato estremamente bene, perché permette di riaggregare ed esplorare quali sono state le vendite, qual è il valore, capire quali sono i trend, e ha avuto giustamente enorme successo. Andando su cose molto serie, si parlava di dati sanitari, per esempio. Questa è una storia del 2012, cioè premiata nel 2012, in realtà è uscita nel 2011-2010 in America, premiata nel 2012 dal Data Journalism Award, e ha vinto anche un premio Pulitzer. È stata fatta da quattro giornalisti del Seattle Times, che hanno lavorato per almeno 2 anni. Sostanzialmente sono andati a vedere che cosa è cambiato negli Stati Uniti con l'equiparazione del metadone, usato come antidolorifico, all'ossicodone, che è un derivato della morfina, un oppioide molto più costoso. In sostanza, quello che succedeva, vi posso dire, era questo, cioè che l'8% della popolazione dello stato dell'Oregon, si beccava il 48% delle morti causate a metadone. Il metadone, per i non addetti ai lavori, è un neurotossico, quindi sostanzialmente provocava l'arresto respiratorio, l'arresto cardiaco durante il sonno. Che cosa hanno fatto i giornalisti? Sono andati a mappare. La storia di come sono arrivati a questi dati è una storia in sé, poi, e lì appunto non erano, erano decisamente not so open data, ma erano dati importanti. Sono andati a mappare dove erano i morti, sono andati a sovrapporre al luogo di residenza dei morti le zone di censo, e vedete che c'è una concentrazione nelle zone più chiare, che sono quelle a reddito personale più basso,
Quindi il risultato è che avete una concentrazione delle morti in una fetta della popolazione, ma è anche la popolazione più povera. Quindi questo è un dato che è importante se volete fare delle politiche sanitarie e vedere il ritorno delle vostre politiche sanitarie. Un altro lavoro americano bellissimo che sta trovando, diciamo, imitazioni, emulazioni in Italia, Ghost Factories, è fatto da USA Today. È importante capire che non è solo il data non è solo qualcosa per testate d'inchiesta o avanguardista. USA Today è un grande quotidiano molto popolare e ha fatto un bellissimo progetto online che permette di esplorare le contaminazioni dei suoli nelle ex aree industriali urbane. Hanno fatto un lavoro fantastico combinando sia dati dell'environmental dell'ARPA americana con esami del suolo, analisi del suolo che hanno fatto i giornalisti stessi, il team stesso di USA Today. E la bellezza di nuovo di questo è che oltre ad avere il panorama generale degli Stati Uniti si arrivava, grazie appunto alla rete digitale, alla localizzazione, si arrivava al terreno contaminato dietro casa tua, puoi esplorare, vedere cosa c'è vicino a te, che cosa succede nel tuo quartiere. L'interfaccia che hanno costruito è bellissima perché quelle crocette in realtà permettono di esplorare quali sono i danni da piombo o da altri contaminanti sulla popolazione che ci vive, e quindi è anche, diciamo, c'è anche una componente emotiva molto forte. Poi vedete che un bellissimo lavoro anche di video, proprio di storytelling, quindi dati, ma anche capacità di narrativa molto forte. Non bisogna sempre fare storie di morti e di tristezza, si possono fare anche cose molto divertenti. Questa la propongo spesso a studenti, diciamo, a chi guarda il dato come fonte di ispirazione. Se vi ricordate le 50 sfumature di grigio, questo è un modo per rileggere le 50 sfumature, capire anche come costruire un romanzo erotico di successo, un soft porno di successo, perché smonta il libro. E c'è tutto anche un lavoro molto divertente sulla creazione di un indice che è il Kinkiness Index, l'indice di perversione che varia all'interno delle sezioni del libro, e quindi c'è un tono dissacrante, semiserio, ma anche molto interessante per capire come vai a dosare le scene calde in un libro. Questo io l'ho trovato meglio di qualsiasi critica del libro, ma io ho dei gusti un po' nerd nelle review letterarie. In Italia, che cosa si fa in Italia? In Italia si fa molto, molto di più di quello che si faceva solo qualche anno fa. I dati ci sono, questa è l'Italia degli open data che abbiamo pubblicato nel numero in edicola di Wired, scusate l'autopromozione così smaccata. L'Istat che nominava Morando prima è quel pallone che c'è là in cima. Siamo sostanzialmente un paese a tre stellette. Juan Carlo sta guardando, sì, i dati non sono tutti aggiornati, i dataset sono più alti perché dati.gov, questi sono i dati.gov che spazzola, diciamo, va a fare un check, e se andate su dati.gov adesso c'è qualche centinaio di dataset in più, ma siamo a 9.000 dataset e sono divisi in queste proporzioni qui. Quindi non è mission accomplished, non è missione compiuta per gli open data, ma c'è una base su cui lavorare. C'è un problema in Italia, questo siamo sempre noi questo mese. Il problema che vi racconto qui è quello dell'open government, cioè l'open data è un pilastro dell'open government, il cosiddetto governo aperto, governo partecipato ai cittadini, l'amministrazione trasparente, tutto quello che volete. La linea gialla è l'Italia. A destra la trovate confrontata con gli altri paesi del G8,
A sinistra è molto più evidente, diciamo, il nostro problema, perché lo trovate confrontate con il rosso, che è diciamo, il paese migliore del mondo sull'open governance, che è l'Inghilterra, il primo in classifica. Il grigio più scuro è la media europea, il grigio più chiaro è invece la media mondiale degli 80 paesi che sono stati compresi nell'Open Data Barometer. Vedete che l'Italia purtroppo finisce sotto addirittura la media mondiale in diversi punti, soprattutto sull'impatto degli open data. Un'altra indicazione che ci arriva dai rapporti internazionali, questo è l'ultimo rapporto che è uscito il mese scorso, è il rapporto indipendente, il rapporto di review indipendente dell'Open Government Partnership, e che ci ha fatto le pulci al piano italiano per l'Open Government, e sostanzialmente ci tira le orecchie, perché dice ok, siete abbastanza aderenti agli obiettivi Open Government, sulla carta siete buoni, ma siete in ritardo sull'attuazione, non siete misurabili, quindi sostanzialmente state perdendo terreno. Se vi interessa l'argomento, è un momento molto importante, perché il governo italiano deve presentare il secondo piano d'azione. Il primo piano d'azione è stato presentato nel 2012 e adesso arriveremo al secondo piano d'azione, che dovrebbe tenere conto di queste osservazioni. Perché è rilevante per noi giornalisti e per i cittadini una cosa così noiosa come l'open government? Soprattutto e principalmente per la questione dell'accesso. Il pezzo che manca in Italia è una nuova legislazione per l'accesso. Federico ha parlato del decreto 33, della legge 241, io mi spingo dichiaratamente oltre, anche perché sono tra i fondatori di questa associazione che si chiama Diritto di Sapere, e che l'anno scorso, prima del decreto Monti, ha fatto il primo monitoraggio di come si può accedere all'informazione usando la legge 241 per l'accesso agli atti, e purtroppo è ancora molto molto difficile accedere agli atti. Per dirvi che cosa succede agli atti: atto è qualsiasi cosa per la pubblica amministrazione, è un dataset, un video, un documento, quindi tutto quello di cui noi giornalisti, sia che facciamo data che non ci nutriamo per, diciamo, produrre poi informazione. Questo è il macro dato che abbiamo avuto, cioè nel 73% dei casi non si otteneva quello che si voleva, e questo è stato fatto sia da giornalisti che da cittadini, quindi non c'erano particolari differenze, e questo è il dato più brutto, devo dire, all'interno del macro dato, cioè nel 65% dei casi non si riceveva neanche risposta dalle pubbliche amministrazioni. Devo dire che c'erano un po' di differenze nord-sud. Non lo dico per piaggeria, ma il Piemonte, soprattutto il Comune di Torino, si è comportato meglio della media, però sostanzialmente a livello italiano è ancora molto molto difficile, è molto diverso da quello che si riesce a fare in Inghilterra e negli Stati Uniti. Quelle inchieste, come quella sul metadone e quella sulla contaminazione dei suoli, non sarebbero probabilmente possibili negli stessi termini di accesso in Italia. Qui abbiamo anche un manuale, se volete dovremo aggiornarlo a breve per includere i casi di accesso con la legge 33, questo vi dà, diciamo, i fondamentali della legge e i fondamentali pratici per richiedere accesso a qualsiasi tipo di informazione non protetta da sicurezza nazionale o quant'altro in Italia. Comunque si fanno delle cose, e trovo che si facciano delle belle cose. Devo dire, io nel 2009, quando ho cominciato, ero abbastanza frustrato perché non avevamo il Freedom of Information Act, c'erano pochissime open data, non terribilmente interessanti a livello giornalistico. Questa è una mappa dei migranti morti nel Mediterraneo, che è stata pubblicata da datajournalist.it, un sito che è una palestra per molti di noi, che è stata una palestra per molti di noi,
È un sito no profit che fa appello a una comunità di circa 300 giornalisti e non che lavorano sui dati. I dati usati per fare questo sono tutti dati raccolti da un ragazzo che si chiama Daniele Del Grande, Gabriele Del Grande, e sono dati, diciamo, prodotti dal cittadino, perché non vengono raccolti, non vengono dati dalla pubblica amministrazione. Sono dati chiaramente importanti. Cittadini Reattivi è un bellissimo progetto di Rosi Battaglia. Se volete, che riprende le fila di quello che era Ghost Factories e il progetto di USA Today. Questo è bello anche perché c'è tutta una parte di coinvolgimento dei cittadini, di coinvolgimento civico che è in crescita. Non so Rosi come faccia dal punto di vista economico a sostenerlo, ma credo che sia sostenuto più dalla sua energia che dagli euro, diciamo, che gli vengono dati. Il Fatto Quotidiano, Jack Ottaviani aveva fatto questo, che era stato in shortlist l'anno scorso ai Journalist Award. I consultori per la pillola abortiva, ci sono casi decisamente molto, molto problematici in Italia. Se poi si va a scomporre dentro alle regioni, alle province, ci sono delle situazioni tragiche. Ci sono intorno a Fermo, mi sembra, c'è un medico che somministra questo tipo di farmaco, che è un farmaco approvato dallo Stato italiano, quindi chiaramente qui c'è un problema anche di accesso ai servizi che dovrebbero essere garantiti. Questo è un lavoro fatto l'anno scorso da Raffaele Mastronardo, che è un giornalista genovese, e Alessio Cimarelli, che ha fatto la prima pagina del secolo XIX, ed è un lavoro bellissimo, devo dire. Sono andati a geolocalizzare le slot machine in Liguria e a Genova. Non so quanti di voi conoscano Genova, ma se avete presente la valle, quella dietro a Brignole, dentro alla stazione Brignole, che è una zona molto popolare, lì c'è la più alta concentrazione di slot machine, addirittura una ogni 235 metri, che è un dato interessante perché per regolamento, per legge nazionale, le slot machine, i locali con lo slot machine dovrebbero stare almeno a 400 metri dalle scuole. Quindi se fate un po' una media, insomma, o non c'hanno le scuole oppure hanno un problema lì. Questo è un grande tema, perché è un tema economico, se volete. Le slot machine portano reddito ai gestori, hanno però un problema di esternalità, perché causano un aumento della spesa individuale in gioco mostruoso. In più, se sono in un territorio a basso reddito, voi capite l'impatto. Noi abbiamo fatto a Wired il lavoro nazionale, queste sono tutte le slot machine d'Italia, e ci siamo divertiti a fare una cosa ancora più nerd, che è un'analisi di correlazione statistica, che abbiamo fatto rivedere ai ricercatori del CNR, perché insomma ci voleva un po' di supervisione da adulti in queste cose. Abbiamo mostrato che non c'è una correlazione tra patologie da gioco, non siamo riusciti ad andare a vedere criminalità, ma non c'è correlazione tra patologie da gioco, disturbi da gioco e spesa e la presenza di slot machine in generale. Però c'è una correlazione significativa tra la presenza di mini casinò, che sono quei locali con i vetri schermati, con solo slot machine, dove sono disegnati per farti perdere la nozione del tempo. Sono locali in cui io non devo entrare, perché ho capito che pensavo di aver giocato 10 minuti, ci ho giocato un'ora quando sono andato a vedere cos'erano, e in cui si perdono un sacco di soldi. E c'è correlazione tra la presenza dei mini casinò e la spesa in gioco d'azzardo. Si arriva da una spesa media, un dato insomma da prendere con le molle, ma si parla di 1500 euro l'anno per persona di giocato. È da prendere con le molle, perché qui viene conteggiato anche la somma che tu vinci e rigiochi, quindi che in realtà non è solo quello che tu hai già in tasca, ma è anche quello che rimetti in gioco. Però è chiaro, è scientificamente provato, possiamo dire che queste macchinette, questi esercizi hanno un impatto sul territorio, e che
le macchinette fanno il giocatore. Questa è una cosa che abbiamo fatto, questa è stata un'operazione da hacker che abbiamo fatto. Questi sono dati sanitari che non erano aperti e che abbiamo rubato all'amministrazione pubblica italiana. In particolare li abbiamo scrappati da Agenas. Scrappare vuol dire proprio grattare dal sito. Non ci hanno mai detto niente, l'abbiamo fatto vedere anche la Lorenzin, ma non ci hanno fatto causa. Sono sostanzialmente le morti negli ospedali italiani. Per ogni ospedale, ci sono circa 1500 ospedali, siamo andati a vedere, erano 19 cause di morte, me ne abbiamo prese poi una decina. Io avevo uno stagista all'epoca che mi diceva, vabbè, il titolo qui è gli ospedali della morte, e no, non l'abbiamo titolata così, però ci sono gli ospedali della morte, c'è un gradiente nord-sud, a Napoli si sta spesso peggio che nel nord Italia, anzi alcuni degli ospedali napoletani, alcuni degli ospedali napoletani sono i peggiori. Comunque questa ve la vedete e io vado a chiudere. I dati venivano da qui dirvi, arrivavano. Altro dato che abbiamo fatto, questi erano dati pubblici ma purtroppo in PDF, tutte le spese dei partiti, le donazioni ai partiti politici degli ultimi 20 anni, un tema che insomma è d'attualità perché ci hanno detto che toglievano il finanziamento ai partiti, in realtà continua fino al 2017, quindi insomma qualcosa da sapere. Altre cose che abbiamo fatto, un piccolo scoop sulle armi a Siria grazie ai dati, una mappa delle strade più pericolose d'Italia, attenzione se andate a Roma perché è il ricordo anulare, è il più pericoloso, il posto più pericoloso d'Italia. Questa è stata un'altra violazione di una licenza di non riutilizzo che abbiamo fatto, ma per fortuna o per sfortuna non ci hanno ancora accusato di nulla. Vado a chiudere su questo. Questa è un'inchiesta che abbiamo lanciato nel 2012 e che stiamo rilanciando proprio in questi giorni, ed è un'inchiesta sulla sicurezza sismica e strutturale e non strutturale degli edifici scolastici. Credo questo è un tema che so che in Piemonte è molto sentito perché c'è stato il caso qui del liceo Darwin, e infatti lavoreremo con la stampa per rilanciare questa seconda puntata per dirvi che cosa trovate. Questo è il rischio sismico in Italia, queste sono le scuole, ci sono circa 20.000, circa il 50% delle scuole, 20.000 scuole in Italia che sono in aree sismicamente sensibili, e meno di 1 su 10 è stata controllata. Se andate sulla mappa vedete quale è stata controllata e che rischio ha. Ultima slide, questa è la scuola di San Giuliano di Puglia, e da dove abbiamo cominciato noi, perché era il 2012, arrivavano i 10 anni della scuola di San Giuliano, e la scuola di San Giuliano è crollata perché sostanzialmente era stato fatto un intervento di irrigidimento e non era stato controllato. Si voleva fare una scuola migliore, si è fatta una scuola che purtroppo ha causato una tragedia. E, lezione più importante del data, lavoro di squadra. Ci sono alcune persone che ritroverete qui, Maurizio Napolitano, la persona in alto è Romano Camassi, è il sismologo che ci è stato d'aiuto e da guida, devo dire. Elisabetta Tola è una collega con cui lavoriamo spesso, abbiamo un percorso comune sia giornalistico che di dati. Gli altri sono collaboratori, Isabella Buono, Max Mauro, il nostro infodesigner, e Denis Rizzoli, che appunto era quello che parlava di ospedali della morte. Consigli per gli acquisti, Data Journalism Handbook, questo da avere assolutamente, trovate anche gratis, sfogliabile online, Netanyahu Visualize This e link. Io vi ringrazio moltissimo. Grazie Guido, scusami se ho dovuto segnalarti la questione del tempo, ma d'altra parte anche quando hai...
Hai detto se ti domandavi se conoscono Genova e hanno fatto una faccia un po' così, mi sono accorto che era ora di pensarci un attimo. Per quanto riguarda quello che hai raccontato, indubbiamente è straordinariamente interessante per il giornalismo, lo è anche per i cittadini, abbiamo visto il caso di Rosi Battaglia, fare unire queste due cose è ancora un... No? Che siano i cittadini a vedere il valore di questo è ancora una battaglia per l'appunto da vincere. Le domande poi che il giornalismo è portato a porsi sono purtroppo, è totalmente normale, è totalmente giusto, ma purtroppo ancora orientate al dramma, al sangue, al disastro, alla cosa che prende dal punto di vista dell'interessante. C'è anche il lato del sesso, quindi stiamo ancora viaggiando a raso terra dal punto di vista dell'importanza dei temi, no? Stiamo parlando di cose che sono interessanti, ma non c'è dubbio che questo sposta l'asse delle risposte e delle possibilità che noi abbiamo per conoscere di più quello che stiamo facendo. Ma se questo riusciamo a connettere, fare squadra giornalismo e altre strutture, questo sposterà anche l'asse delle